Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming e buona Pasqua. In questo video vi parlerò dell'evento pasquale disponibile oggi in Animal Crossing New Horizon. Come funziona? In questo periodo, circa una settimana, forse due, vi sarete sicuramente accorti che sull'isola sono presenti delle uova che potete, diciamo, ottenere scavando, scuotendo gli alberi, pescando e così via dicendo. Diciamo che sono uova abbastanza irritanti perché, diciamo, escono sempre. A volte magari vi capitava di scavare per cercare un reperto e vi capitava l'uovo. Pescavate per catturare un pesce e vi capitava un uovo e così via dicendo. Però tutte quelle uova, alla fine, oltre a tornarvi utili per dei progetti esclusivi per questo periodo, vi tornano utili oggi. Se le avete vendute o mangiate, mi dispiace deludervi, ma dovrete ricatturarle di nuovo. Cioè dovrete trovarle di nuovo, quindi diciamo dovrete far scoppiare questi palloncini colorati, scuotere gli alberi, scavare, pescare e così via dicendo. Nella piazza principale oggi è presente il tanto amato barra odiato coniglietto, che poi è stato protagonista di numerosi meme su internet. Questo coniglietto praticamente vi ricompensa con degli oggetti esclusivi se consegnate un uovo per tipo per un totale di 6 uova. Quindi se avete un uovo per tipo, quindi un uovo che si ottiene dalla pesca, dallo scavare, dal palloncino sospeso in aria, dall'albero, dalla roccia e sempre dall'albero, una volta che l'avete, diciamo, urtato con l'ascia, potete scambiare le 6 uova, quindi uno per tipo, con un premio che varia, diciamo, a seconda del giocatore, a seconda del numero di uova, cioè praticamente la prima volta vi dà un regalo, la seconda volta un altro regalo e così via dicendo. Però il coniglietto vuole un uovo per tipo, quindi dovete procurarvi 6 uova, uno per tipo, per fare lo scambio. Se non avete un uovo, ad esempio non riuscite a recuperare l'uovo della pesca, potete scambiare le uova. Praticamente il coniglietto vi dà un uovo che vi manca in cambio di 3 uova dello stesso tipo. Quindi le uova sono acquatico, celeste, terrestre e di altro tipo. Altro tipo sono uova tipo roccioso, frondoso, boscoso, che sono appunto le uova che trovate sugli alberi, negli alberi, nelle rocce. Invece gli altri sono quelli che trovate nell'acqua, in cielo con il palloncino e sottoterra. Quindi una volta che selezionate l'uovo che desiderate, poi dovete consegnargli 3 uova di un tipo che volete. È indifferente, quindi se volete ad esempio un uovo acquatico, gli consegnate 3 uova celeste, 3 uova terrestre e così via dicendo. Una volta che avete raccolto tutte le uova e le consegnate, vi dà un regalo. Adesso vi mostro, prima di concludere il video, il mio regalo, cioè il primo regalo che mi ha dato il coniglietto, praticamente, che è tipo un cesto con le uova. L'evento è disponibile solo oggi perché è Pasqua, non so se sarà attivo ancora domani, ma non credo, quindi diciamo se oggi avete la giornata libera per giocare ad Animal Crossing New Horizon, io vi consiglio di darvi da fare con la caccia alle uova. Ora non lo ritrovo, scusate, eccolo qua, cesto caccia all'uovo. Praticamente se consegnate un uovo per tipo vi darà questo premio, o perlomeno a me ha dato il cesto caccia all'uovo. Come per il torneo di pesca di ieri, ci sono diversi premi, quindi recuperate le prime 6 uova, uno di ogni tipo, le consegnate al coniglietto e avete il vostro premio. Se vi manca un uovo, potete richiederlo in cambio di 3 uova dello stesso tipo. Prima di concludere il video, ricapitolo il tipo di uova che ci sono. C'è l'uovo che si ottiene dalla pesca, l'uovo che si ottiene dalle fronde degli alberi, quindi diciamo abbattendo gli alberi con l'accetta, con l'ascia, l'uovo che si trova sugli alberi, l'uovo che si trova sottoterra, quindi dovete scavare con la pala,
l'uovo che si trova in cielo, quindi quello che ho appena preso con la fionda. E quindi diciamo l'uovo che sta appeso al palloncino. Sostanzialmente sono tutte uova che trovate facilmente sull'isola, ma se ad esempio le avete vendute in passato e anche oggi, prima di parlare con il coniglietto, potete comunque risolvere il problema raccogliendo tre uova dello stesso tipo e donandole al coniglietto. Se non riuscite a recuperare qualche uova, potete sempre andare nel centro servizi con i punti NOC, comprare un biglietto, andare in un'altra isola e recuperare le uova. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Twitch Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.